Adri Cesaroni, il significato e gli obiettivi di questo appuntamento pubblico organizzato da Confapi. Allora, c'è da premettere questo. Confapi Chieti è stata ricostituita da pochi mesi in provincia. Noi ci poniamo un obiettivo ambizioso, che è quello di aiutare le imprese in modo concreto e non solo a parole. Come farlo? Quindi tutto questo è un mezzo, questo convegno tecnico, diciamo così, serve proprio ad aggiornare le imprese, in questo caso per quanto riguarda l'ultima riforma del lavoro e tutti i decreti attuativi che si succederanno. Voglio che sia un discorso di formazione, ma sia per l'imprenditore, volendo anche per i lavoratori che vogliono assistere, però soprattutto gli imprenditori hanno bisogno di essere informati, perché attraverso l'informazione si riescono a fruttare quegli incentivi, quelle possibilità che altrimenti sarebbe impossibile sfruttare. E Confapi vuole inoltre nel territorio aprire dei centri di ritrovo, nei centri più importanti, se vogliamo, tipo appunto Chieti, Vasto, Lanciano e così via, dei luoghi in cui ritrovarsi come associazione di categoria, come sindacati, come anche lavoratori, come professionisti, tutto il mondo produttivo, per mettere in campo un laboratorio di idee, per poter far sì di far ripartire un po' tutti i territori che il nostro Abruzzo ha a disposizione, perché il nostro Abruzzo ha a disposizione un territorio variegato, il mare, la montagna, ma soprattutto anche delle professionalità che molti non sanno neanche di avere. Qual è il giudizio di Confapi sul Jobs Act, cioè sulla riforma del mercato del lavoro voluta dal governo Renzi? Allora, la riforma del mercato del lavoro sicuramente ha dei punti in cui dà delle incentivazioni importanti. È anche vero che qualcosa viene tolto, per esempio se avete presente la legge 407, per chi era disoccupato da almeno 2 anni aveva la possibilità per l'azienda di non pagare i contributi per altri 3 successivi. Questo viene tolto in funzione del fatto appunto che la nuova norma prevede uno sgravio contributivo di circa 8.000 euro l'anno per 3 anni. Però tutte queste cose sono ancora da ben valutare, in quanto, ripeto, devono uscire tutti i decreti attuativi che rendono fruibile questa norma.